Buongiorno. Monza e Milan e Salernitana, due vittorie consecutive, un Monza che aspira ai piani alti. No, ma un Monza che va avanti partita per partita sperando di fare sempre meglio. È comunque il miglior momento. No, uno per volta. Comunque il miglior momento di questo Monza, che è il quinto risultato in fila consecutivo. Sì, il miglior momento, ma insomma ricordiamoci 52 punti l'anno scorso. Sì. Noi, non dico, a me non piace dire 52, 51 punti in 32 partite, perché noi dopo 6 partite avevamo un punto. Quindi il Monza che sta facendo benissimo nei primi 2 anni della sua vita in Serie A e sono molto contento. C'è la speranza di trattenere Palladino anche il prossimo anno? Ma perché dobbiamo ripetere due volte? Palladino ed io abbiamo detto che ci saremmo parlati il 27 di maggio e il 27 di maggio parleremo, quindi non continuo a ripetere. Questi sono gli patti, si cerco di rispettare nella vita. Invece come commenta le parole dell'agente di Gregorio? Ha detto che l'Inter non può permetterselo, è stata pensando alla Juventus. Io non sto pensando a nessuno, non ho parlato con nessuna squadra, il giocatore ha 3 anni di contratto, il procuratore è una brava persona, per cui stiamo anche qui calmi. Lui ha detto che vale 20 milioni. Ma non lo so, bene, prenderò un consulente finanziario, però che le dica. È arrivata... Io comunque ragiono sempre anno per anno, ma ero così anche a Milan. Per me la vita è dal 1 luglio al 30 giugno, poi quando finisce il campionato c'è un'altra vita, se il buon Dio assiste dal 1 luglio al 30 giugno e si va avanti così, non ho sempre fatto così, quindi figuriamoci se parlo di mercato, il giocatore ha comprato e chiuso, però ripeto, Bellone è una brava persona. È comunque una settimana speciale perché non avevo ancora commentato la prima vittoria della Serie A su Milan, poi è arrivato anche il gol di Maldini. Sì, no, quello che ho mandato, che ho riempito amici, cose eccetera eccetera, è il fatto, questo per me è molto romantico, che i due gol di Salerno li hanno fatti due ragazzi, uno nato a Milano, uno nato a Monza, uno cresciuto nel settore giovanile del Milan e uno cresciuto nel settore giovanile del Monza, per me è il massimo. Infatti la prima telefonata che ho fatto, occhio perché qui è aperto, Alberto, la prima telefonata che ho fatto dopo Salerno è stata Paolo Maldini, finalmente un Maldini che fa gol, non un terzinaccio che ci ho avuto per tanti anni, che non faceva mai un gol. Quindi rideva come un pazzo. Il format, forse playoff, layout, cosa ne penso? È molto semplice. Allora, da 20 anni la Serie A gioca con un formato di 20 squadre. Adesso qualcuno pensa che il campionato che è rimasto sempre lo stesso e la FIFA e l'UEFA che hanno aumentato moltissimo le loro partite, si cambia il formato dell'altra per far giocare 3-4 squadre perché uno o due fanno un mondiale per club o altro. Cosa penso? Credo che l'avete capito da soli. Ma ripeto, noi stiamo fermi da 20 anni, però noi dobbiamo cambiare, dobbiamo diventare in 9, 10, 12, 14 per far giocare 3-4 squadre o due o cosa in molte più partite fatte da altre organizzazioni. Non sono la federazione italiana, bensì FIFA e UEFA. Questo concetto è così semplice, ma non lo vedo bene sui giornali. Non che si schiaccia. Campionato e i calendari affollati, ma chi li ha affollati? Voglio dire, allora siccome li affolla un altro, pagala questo. Grazie. Grazie.